giornate tutte sul mio canale per un nuovo video. Oggi un video refill dove appunto vi faccio vedere come sempre, come tutti i mesi, come ho fatto il refill mese per mese. Questa volta questo è il risultato. Ho utilizzato prodotti di Passione Unghie, ho utilizzato anche l'acri gel di Divina Nails che adoro veramente. Infatti a breve voglio fare un altro ordine per prendere qualche altro prodotto sempre per quanto riguarda i gel questi qua. Ora ve li faccio vedere. Questi qui che sto adorando veramente. Ho utilizzato questo come per ricostruire delle unghie, veramente bellissimo, molto molto naturale. Facile da utilizzare, pensate che ho utilizzato il prodotto su tutte le unghie, contemporaneamente l'ho lavorato e messo in lampada, veramente mi ha ridotto il tempo in una cosa straordinaria. Allora, oggi i semipermanenti che ho utilizzato per questo mese, ho utilizzato questo SP 203 di Passioni Unghie. Ed è questo stupendo colore qui che vedete anche sulle mie unghie, insomma, questo qua, veramente super super bello. Vabbè, non ci fate caso la lampada perché come la tocco così si accende. E invece come foil ho utilizzato dei foil di Shein, che ora ve li faccio vedere, che sono questi qui, super super bello. Per l'appunto, vado a utilizzarlo anche sull'altra mano allo stesso modo. Prima cosa vado a prendere il gel foil, lo vado a mettere sulle unghie dove voglio mettere il foil, quindi sul medio e sull'anulare, in questo modo qui. Faccio in questo modo, poi scarico un po' il pennello perché il prodotto è troppo. E vado a stendere sulle unghie. In questo modo qui vado in lampada per 30 secondi. Io già ce l'ho memorizzato. E ora vado a prendere il foil e vado a prendermi un pezzettino da mettere. Ecco qua. E vado a metterlo appunto sull'unghia che mi serve, quindi qui, e spingo. Faccio aderire bene il foil al dito. E poi vado a vedere piano piano. Questo è un inizio di risultato. E vado a fare la stessa cosa sull'altro dito. Spingo bene bene e faccio aderire. Potete fare in tanti modi, stesso con le unghie ho visto fare, stesso col dito come faccio io, oppure direttamente con il pennello con l'estremità in silicone. Ed ecco qua. Vado
a reinserire nuovamente il foil dove vedo che ho ancora dello spazio e vado a mettere un altro po'. Stessa cosa da quest'altro lato. Ok. E ora vado di top coat. Io sto utilizzando questo qua di Nail For, che è un top coat bellissimo, lucidissimo e dura fino al prossimo refill, e vado a metterlo sulle unghie appunto che mi occorre, che abbiamo lavorato. Ed è un top coat senza dispersione. Ed ecco qui, e vado in lampada. Questa volta faccio asciugare bene, faccio 99 secondi, il massimo, per essere proprio sicura, sicura che il sigillante appunto si asciughi definitivamente e bene. Allora, questo è il risultato ed è veramente bellissimo, mi piace tantissimo per questo mese. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, fatemi sapere voi come le avete fatte per questo mese. Se vi va, lasciatemi un commentino giù. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e se vi va vi aspetto sugli altri social. Come sempre, vi mando un bacio e noi con il refill ci vediamo il mese prossimo. Vi mando un bacio. Ciao ragazze!